Torna in manette per una vicenda collegata al furto di un gommone avvenuto ad Arnesano in provincia di Lecce il 29 novembre scorso, quando il carrello stradale e il battello pneumatico corredato di motore furono rubati all'interno della sede espositiva di un centro salentino. Davide Pepe, 23 anni di Brindisi, è stato raggiunto dal personale della squadra mobile che gli ha notificato un'ordinanza di custodia cautelare per ricettazione aggravata spiccata dal GIP Paolo Aliaci su richiesta del sostituto procuratore Miriam Iacoviello. Pepe aveva parcheggiato il gommone rubato in un deposito di imbarcazioni di Brindisi, dove era stato localizzato dalla polizia. Deposito affittato dal titolare allo stesso Pepe proprio il 29 novembre scorso. Le indagini hanno dimostrato anche come qualche giorno prima, sempre nello stesso spazio di parcheggio, Pepe avesse portato un'altra barca poi spostata altrove. Le indagini hanno permesso di accertare che nei giorni precedenti il furto del gommone Pepe aveva acquistato merci a Leverano e Carmiano utilizzando banconote false, cose che gli era costata l'arresto. Sulla base di tutto ciò il PM ha chiesto ed ottenuto la cattura di Pepe, già noto alle forze di polizia, in particolare per l'arresto in flagranza avvenuto in data 5 maggio 2008, quando venne bloccato insieme con un minore mentre tentava di rubare un ciclomotore dal garage in uso ad un appartenente delle forze dell'ordine, e il successivo arresto del 12 giugno 2010 con provvedimento di custodia cautelare emesso dall'autorità giudiziaria perché è responsabile di porto e detenzione illegale di arma da fuoco e spari in luogo pubblico, fatti avvenuti in Piazza Sapri il 31 maggio 2010.